arrivato al 30%. Il violentissimo schianto non ha lasciato scampo ad un uomo di 68 anni ed una giovane donna di 39, avvenuto lungo la Flaminia, in località San Martino del Piano, subito fuori Fossombrone, alle 15 di oggi. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ma stando ai primi rilievi della polizia stradale intervenuta da Urbino, sembrerebbe che l'auto, una Opel Crossland con a bordo i due, dopo una lunga frenata di una trentina di metri, avrebbe impattato violentemente contro un parapetto al lato della strada, divelto un palo e dopo essersi impennata si è schiantata al suolo violentemente nelle vicinanze di una cancellata di un'abitazione. Alla guida c'era il 68enne, mentre la donna viaggiava al suo fianco. Entrambi si erano stabiliti da meno di una settimana a Fossombrone, provenienti tutte e due da Latina, anche se lei originariamente era nativa del luogo. Che cosa avrebbe costretto il guidatore a frenare così bruscamente è ancora da stabilire. Sta di fatto che l'auto procedeva in direzione Fano e in quel punto la strada è un lungo rettilineo. Diverse le ipotesi al vaglio in queste ore, che vanno dal malore improvviso a qualcosa o qualcuno che ha tagliato la strada improvvisamente all'auto e costretto l'uomo alla guida ad una manovra disperata dall'esito purtroppo tragico, vista anche l'elevata velocità a cui il mezzo andava, stando alla lunga traccia nera lasciata sull'asfalto dai pneumatici. Posto, oltre alla pattuglia della stradale, anche i carabinieri di Fossombrone ed un mezzo della polizia locale ed il personale del 118, che in un primo momento ha allertato anche l'eliambulanza ad Ancona, ma poi fatta rimanere a terra. Sul luogo anche una squadra dei vigili del fuoco di Cagli, che è intervenuta per estrarre dalle lamiere contorte i corpi dei due e mettere in sicurezza l'intera area dell'incidente.